Scegli Clar, vinci un iPad. Fino all'11 maggio cerca bene all'interno di ogni confezione di latte fresco Clar da un litro la scritta Hai vinto e il relativo codice vincente. Puoi aggiudicarti uno dei due iPad Air in palio ogni settimana. Ma attenzione, per non lasciarti sfuggire la vincita, controlla bene sotto il tappo e dentro la busta. Clar, la bontà ti premia sempre. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. A Campoloniano, nuova apertura, ristorante e pizzeria Partenope, in un ambiente caldo e accogliente, personale altamente qualificato, cuochi e chef partenopei con tradizione centenaria. Vi aspettano per cene aziendali, eventi, cerimonie, servizio catering e da sporto. Al ristorante pizzeria Partenope puoi gustare una carrellata di antipasti e la verace pizza napoletana anche senza glutine con mozzarella campana DOP. Ristorante pizzeria Partenope, sala privata, terrazzo, giardino, parcheggio libero, aperti pranzo e cena, chiusi il lunedì. Ristorante pizzeria Partenope, Rieti, via Sandro Pertini 667, telefono 0746 218239. Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali. A un passo dal centro storico, Gran Caffè La Lira di Zamporlini, un posto dove incontrarsi sarà un piacere. Caffetteria, gastronomia, aperitivi e nel fine settimana happy hour. Gran Caffè La Lira ti aspetta per offrirti il meglio. Piazza Cavour, Rieti Centro. Intimo Daniela Schiavoni, linee giovanili colorate di ultima tendenza per uomo, donna, bambino ma non solo, biancheria per la casa e originali idee regalo. Se vuoi concederti il meglio del comfort e dell'eleganza, la soluzione c'è. Intimo Daniela Schiavoni, in via Salvo d'Acquisto, Poggio Mirteto, 0765 41 8516. Centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. La ditta Rossetti è in via San Paolo numero 10. Un compleanno, una cerimonia, un semplice gesto galante. Piante e fiori Rossetti. Effettuiamo anche consegne a domicilio. La nostra azienda svolge anche il servizio di onoranze funebri. Rossetti a Poggio Mirteto, 0765 44 1644. Cambia modo di fumare, oggi con Ovale lo puoi fare. Ovale è l'unica sigaretta elettronica che ti garantisce il piacere senza compromessi. Brevetti europei e materiali di altissima qualità garantiscono un risultato unico ed ineguagliabile. Guadagna in salute e denaro, cambia la qualità della tua vita. Diffida dalle imitazioni. La sigaretta è Ovale. La trovi a Rieti, al centro commerciale Perseo.
c'è un angolo di paradiso nel cuore della Sabina. Agricola Martelli, a Confini, azienda agricola biologica, vendita diretta a prodotti aziendali, macelleria aziendale. Agricola Martelli, a Confini, provincia di Rieti, nel cuore della Sabina. Settore dei servizi ecologici e ambientali da oltre 30 anni, Autospurghi Tomassetti. Studia il progetto più adatto ad ogni cliente per fornire adeguati servizi di igiene ambientale, autospurgo, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. Autospurghi Tomassetti offre in distribuzione diretta bagni chimici per ogni evento ed esigenza, realizzati in materiali riciclabili e curati nei particolari. Autospurghi Tomassetti, Passo Corese, via Firenze, 0765 48 86 25. Vuoi sciare in notturna? All'Anello di Termini lo puoi! La provincia di Rieti e Risorse Sabine, con la nuova società di gestione dell'impianto, sono lieti di comunicare che le piste da sci di fondo sono aperte anche di sera. Piste battute, illuminazione notturna, innevamento artificiale attivo. Tutti i fine settimana, dalle ore 20 alle 23, regalati un momento magico immerso nella natura del Terminillo. Nei giorni infrasettimanali è possibile godere delle piste da fondo dell'Anello di sera prenotando al numero 339-5373-441. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG riepilogativo di Sabinia Silver TV, il TG7. Un saluto a te, Michela Morelli. Buonasera, buonasera a te Tommaso Cilo e buonasera ai nostri telespettatori. Bene, cominciamo con i servizi di lunedì 31 di marzo. Continuano i vertici tra Comune di Rieti e sindacati per la spinosa questione ex ASU. Ancora in fase di definizione il progetto da parte della Regione Lazio che inquadri la posizione dei 24 lavoratori e che garantisca loro l'attività per almeno 12-18 mesi. All'interno di questo iter, l'assessore al personale Paolo Bigliocchi ha proposto l'ipotesi di contratti di solidarietà al personale, grazie ai quali si sarebbero potuti reperire i fondi per pagare gli stipendi agli ex ASU. Una proposta, quest'ultima, che non è piaciuta alla UIL FPL, che a muso duro ha chiesto al Comune di Rieti di reperire i fondi dal taglio delle indennità degli amministratori. Ma l'amministrazione ricorda che in Italia Rieti, tra i comuni capoluogo, è stata l'unica a aver diminuito i compensi degli amministratori del 15%, e a questo aggiungono dati precisi sulle spese. Diminuite del 40% le spese per il funzionamento degli organi politici, mentre quelle di rappresentanza sono passate da circa 169.000 del 2009 a 17.000 dell'anno appena trascorso. Ma al di là dei numeri, il nodo rimane e per i 24 lavoratori rimangono soltanto domande e incertezze. Sempre più vicine le amministrative del 25 maggio. 51 i comuni del Rietino coinvolti, circa 50.000 persone alle urne per il rinnovo di sindaco e del consiglio comunale. Tra i presenti, Poggio Mirteto, Montopoli, Magliano Sabina, Contigliano, Amatrice Leonessa. Fuori il capoluogo, Rieti.
ancora più prossima la data entro la quale formalizzare le candidature 25 e 26 aprile. Cosa ben definita e chiara, non si andrà al ballottaggio. E tra gli attuali sindaci che vogliono ricandidarsi ricordiamo Pirozzi ad Amatrice e Gilardi del comune di Stimigliano, mentre sembra non voglia ricandidarsi il vice sindaco di Poggio Mirteto, Renato Renzi, che ha assunto le funzioni di sindaco dopo l'avvenuta elezione di Refrigeri ad assessore regionale. Nel Reatino invece ci si appella ad una norma contenuta nel decreto Delrio e passata in Senato che contempla la possibilità di ricandidarsi per un terzo mandato nei comuni sotto i 3.000 abitanti. A Fara Sabina la solidarietà è al primo posto. L'Associazione Culturale Germogli, infatti, sostiene il progetto Dalla Sabina Terra di Olivi alla Palestina Terra di Olivi e di Speranza. Il 2 aprile in Palestina, nel comune di Suyauk, sarà inaugurato un nuovo liceo intestato a un 14enne ucciso nel 2002 da un colpo sparato da un carro armato israeliano. Ora il padre del giovane ha finanziato la scuola in nome della cultura e del suo straordinario potere, quale arma contro ogni tipo di oppressione. Dunque, l'Associazione Culturale Germogli offre gli olivi, olivi che circonderanno la scuola e che saranno il simbolo della libertà e della giustizia. Inoltre, da una collaborazione tra l'Associazione Sabina e le Università di Betlemme e di Ebro, sembra si voglia istituire una borsa di studio sulla qualificazione agricola, in particolare sull'olivicoltura, rivolta a due studentesse di agraria che dalla Palestina verranno direttamente in Sabina. Inaugurato il nuovo circuito d'allenamento Runners al Parco Don Puglisi allo Scalo. Nel weekend, primo giorno di corsa sul pistino, alla presenza, tra gli altri, dell'atleta olimpionica Alessia Pieretti. Si tratta di un percorso su terreno non invasivo, ha dichiarato l'assessore allo sport del comune di Monterotondo, dedicato agli allenamenti e attrezzato adeguatamente con segnaletica tecnica per le ripetute. Il circuito offre quindi un'opportunità d'allenamento maggiore. Il percorso, ha intervenuto il sindaco Mauro Alessandri, renderà di fatto il parco ancora più frequentato e rappresenta senz'altro un'altra bella novità sul fronte del miglioramento degli spazi pubblici attrezzati della città. Un ambito questo che negli ultimi 5 anni ha davvero raggiunto livelli d'eccellenza quantitativi e qualitativi. Di fatto non c'è quartiere della città che non abbia un suo spazio verde attrezzato per i bambini e non soltanto. Bene, la settimana informativa di Sabina Silver TV prosegue con i servizi di martedì 1 aprile. Vediamo. Basterà l'assessorato al bilancio e qualche altro strapuntino per fermare la guerra del PD al sindaco Petrangeli? È presto per dirlo. Anche perché di definito c'è ancora molto poco. Il Partito Democratico chiede da mesi il secondo rimpasto di giunta in 2 anni e un cambio di rotta perché la città è scontenta. Delusa sulle assunzioni, licenziamenti in municipio, delusa sull'aumento delle tasse locali, delusa sull'urbanistica e le inchieste giudiziarie, delusa sulla nuova ZTL, delusa sui servizi sociali, tanto che la base del PD ha chiesto conto al suo partito in malo modo con un ultimatum, ma al solo pronunciamento della parola rimpasto Petrangeli ha detto che il termine è vomitevole e ha risposto con una pernacchia o giù di lì. Se non mi volete più sfiduciatemi, ma mezzo PD e gli altri cespuglietti della sinistra non vogliono perdere il piccolo obolo che prendono ogni mese, chi con i gettoni presenza, chi con le consulenze o gli incarichi agli amici, e così a denti stretti rimangono zitti e buoni, rimediando una pessima figura. Come prima danno l'altolà a Petrangeli e poi scappano con la coda tra le gambe? Il sindaco li frusta e loro abbassano la testa. Sull'ex zuccherificio, sul completamento della superstrada a Casette, sul pollo dell'alberghiero, sulle nuove lottizzazioni, Petrangeli e i suoi stretti collaboratori stanno letteralmente bocciando ogni idea imprenditoriale collegata all'asse PD Alleanza per Rieti. I rapporti ormai sono tesissimi e solo il collante delle poltrone e la paura delle urne tiene in piedi questa maggioranza. E proseguiamo questa nuova edizione del TG7 con i servizi di mercoledì 2 di aprile, ancora tanta cronaca, politica e attualità. Andiamo a vedere.
I ristoratori del centro storico di Rieti sono oltre 25 tra trattorie, ristoranti, pub e pizzerie. Hanno scritto alla nostra redazione e ci hanno detto di chiedere al sindaco di sospendere la ZTL per i 2 anni di cantieri del Plus. Stiamo attraversando un periodo nero, non è solo colpa della nuova ZTL ma della crisi generale. Tuttavia ci preme chiedere alla Confcommercio e al Comune di sospendere i varchi elettronici almeno per 2 anni. Non basta solo spegnere le telecamere dal lunedì al venerdì, a noi serve anche il sabato e la domenica, a pranzo perché qui non si lavora. Oppure diteci come si possono incoraggiare le persone a venire in centro, perché a noi dicono che sono i varchi che bloccano tutto. Non è lo sfogo personale di un solo ristoratore, ma il grido d'allarme di tanti piccoli imprenditori che lavorano in questo settore. Confermato nel corso dell'incontro da parte della direzione aziendale il raggiungimento di un accordo con la SIAE Microelettronica per una due diligence in esclusiva, finalizzata a definire uno spin-off del ramo Optics. Tale negoziazione durerà presumibilmente 3 mesi. Le iniziative dei lavoratori dei mesi passati hanno quindi ottenuto un primo non definitivo ma importante risultato che vede lo spin-off indirizzarsi verso un'azienda italiana. Successivamente all'accordo tra le due società sarà attivata, presumibilmente a giugno-luglio, una procedura di cessione di ramo d'azienda per la discussione con le organizzazioni sindacali e le RSU del piano industriale. L'azienda tuttavia ha confermato che permane un problema di eccedenza di personale per altri circa 300 dipendenti, comprensivi di coloro che hanno già subito la cassa integrazione straordinaria nel precedente piano di riorganizzazione. Per tutti costoro la direzione ha annunciato di voler attivare la procedura per la cassa integrazione straordinaria a decorrere dal 1 maggio. A Roma, nel punto campagna amica della Coldiretti al Circo Massimo, i 60 anni di Epaca, la Coldiretti, gli allevatori, gli agricoltori, ma anche i servizi alle famiglie, alle tante famiglie che si rivolgono a Coldiretti e ad Epaca. È un'iniziativa che si inserisce in oltre 560 iniziative che Epaca consumerà in tutta Italia, su tutto il territorio nazionale nell'arco del 2014. Con una formula simile a quella che vediamo stamattina, perché il modo migliore, abbiamo ritenuto che il modo migliore appunto per parlare di 60 anni di Epaca, non solo quelli andati ma i 60 anni che verranno, sia proprio questo, sia quello di appunto stare e di viverlo insieme alla nostra gente, insieme e vicino alle nostre imprese, insieme ai cittadini che trovano sempre più numerosi in noi un interlocutore utile per i loro bisogni, e mi permetto anche di dire autorevole. Beh, oggi festeggiamo i 60 anni del patronato Epaca, il patronato della Coldiretti, in un contesto importantissimo, il mercato del Circo Massimo di Campagna Amica. In questi 60 anni abbiamo visto tutta l'evoluzione storica dell'imprenditore, del contadino all'imprenditore agricolo, passando attraverso i servizi sociali del passato ai servizi sociali tecnologici che oggi offriamo al cittadino consumatore e all'imprenditore agricolo. Un momento importante, un momento giubilare che necessita essere festeggiato in modo dovuto. Consiglio comunale che si batterà a colpi di interpellanze. Diverse infatti le interrogazioni che la minoranza di Fare in Sabina ha presentato per avere chiarimenti su aspetti della vita amministrativa che coinvolgono i cittadini. Abbiamo riscontrato alcune anomalie per quanto riguarda la fatturazione della fornitura GPL ad uso riscaldamento, commenta Gaetano Desideri di Insieme per Fara. E questo è un punto su cui, come minoranza, vogliamo far chiarezza. Inoltre ci preme avere delucidazioni in merito all'autorizzazione dell'installazione dell'impianto di telefonia mobile a Fara. I cittadini sono preoccupati per la propria salute e non mancano i malumori. Vi è necessità di acquisire notizie sullo sviluppo del polo logistico di Passo Corese. Sappiamo di vivere in un periodo di crisi, aggiunge Desideri, ma l'attività ha subito un rallentamento notevole. Quali sono le prospettive?
Ultimo punto all'ordine del giorno, ma non per importanza, la questione della sicurezza. Sappiamo che non l'amministrazione non entra direttamente nel merito, conclude Desideri, ma abbiamo il compito di capire il rapporto tra ente comunale e le autorità preposte alla sicurezza di Farasabbina. Tutte queste sono tematiche importanti e incalzare l'amministrazione a dare risposte concrete è nostro dovere. Bene, per chi avesse perso le informazioni di giovedì 3 aprile, andiamo a vedere insieme il riepilogo. Dopo attenta e capillare ricerca da parte dei carabinieri del comando provinciale di Rieti, è stata scovata e arrestata una banda dell'oro rosso, il rame. Sottoposti a fermo di indiziato di delitto, tre cittadini albanesi residenti nell'Aquilano, rispettivamente di 29, 28 e 60 anni, ai quali si aggiunge un 25enne pregiudicato attualmente ricercato. L'accusa è di reato di ricettazione e furto in abitazione, nonché traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è il risultato delle indagini effettuate dai militari della Compagnia di Città Ducale insieme ai carabinieri di Borbona, Montereale, Paganica e Cagnano Amiterno, per una serie di furti di rame perpetrati dalla stessa banda nella provincia di Rieti e L'Aquila tra il mese di ottobre 2013 e il mese di marzo 2014. Sono stati infatti ricostruiti tutti i movimenti della banda che agiva attraverso un modus operandi collaudato attraverso il quale il prezioso metallo veniva, in ultimo, consegnato presso una ditta di smaltimento di materiale ferroso presente all'Aquila. Dunque un risultato importante per i carabinieri della provincia di Rieti che hanno smantellato una vera e propria associazione criminale artefice di numerosi furti nelle aree dei comuni di Posta, Borbone e dell'Alta Valle della Terno. Noi abbiamo ormai da tanti anni un virtuoso, consolidato e direi ottimo rapporto con la Sapienza, peraltro fino a pochissimi mesi fa il rettore Frati è il presidente del nostro consorzio ed è rimasto come presidente del nostro consiglio scientifico, il nostro comitato di indirizzo, e naturalmente questo rapporto personale è servito e serve per consolidare quelle che sono le attività nell'ambito della facoltà medica. Quindi tutti i corsi che sono stati ogni anno confermati sia nei numeri ma anche nella disponibilità che c'è stata da parte della Sapienza nel fornire docenze di ottimo livello è una garanzia per noi ed è una verifica anche che evidentemente la fase di accoglienza organizzativa della Sabina Universitas è adeguata e corrisponde a quello che la Sapienza in qualche modo ci chiede come sede periferica. Questo rapporto naturalmente va mantenuto, va sviluppato, dovremo implementare anche i rapporti per esempio con l'attuale ASL per ipotizzare migliori collaborazioni sia nella fase formativa che assistenziale con la nostra azienda sanitaria. E altrettanto valido è il rapporto con la facoltà di ingegneria, che devo dire, oltre che appunto svolgere il suo ruolo istituzionale formativo, è anche una opportunità per le imprese, un'opportunità per le aziende, perché si è sempre attivata e continua a farlo, mettendo a disposizione la sua struttura in termini di ricerca, in termini di potenzialità innovativa a carico anche del tessuto imprenditoriale locale. Approvato dalla Giunta Comunale di Monterotondo il bilancio di previsione 2014. Confermate le agevolazioni per gli immobili in uso gratuito e per fabbricati e aree industriali, confermate le esenzioni dal pagamento dell'addizionale IRPEF comunale per redditi fino a 15.000 euro, aumento seppur minimo della TARI, la tassa sui rifiuti urbani, aliquote IMU invariate. Questi principali interventi in materia tributaria messi a punto dall'amministrazione retina. Anche quest'anno, commenta l'assessore Ruggero Ruggeri, approviamo un documento scrupoloso ed equo. Ne sono prova, ad esempio, l'attenzione nei confronti di chi ha più difficoltà, così come gli impegni a calmierare la pressione tributaria nei confronti delle imprese, iniziative che vanno nel segno di un preciso piano di tenuta e rilancio del tessuto sociale e produttivo della città.
Tra i finanziamenti messi a bilancio figura anche quello provinciale, pari ad 1.300.000 euro, che consentirà di ampliare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta a tutta la città entro il primo trimestre del 2015. E ci stiamo pian piano avvicinando alla conclusione di questa settimana informativa del nostro TG7. Siamo giunti così a venerdì 4 di aprile. 5 aprile 2014, un anniversario drammatico, ma che riporta alla nostra mente splendidi volti di giovani proiettati verso il futuro, ancor vivi nel nostro cuore. Un memorial per ricordarli, Luca Lunari, il memorial Luca Lunari, per parlare di musica del cuore, musica dello sport. Ne parliamo con Alfonso Scocozza, che è l'organizzatore di questo torneo Memorial, che vede presenze eccellenti e che il giorno 5 e il giorno 6 aprile regalerà alla nostra città un evento di tutto rispetto. Grazie. E il 5 e il 6 aprile ci sarà questo quinto Memorial Luca Lunari di basket giovanile categoria Aquilotti. Quest'anno parteciperanno bene 8 squadre, quindi sono impegnati 2 campi, sia quello di Santa Rufina di Città Ducale, il palazzetto, e sia il Pala Cordoni, dove ci troviamo adesso con la televisione. E poi ci sarà, inizierà tutto sabato 5 dalle 15:30, poi ci saranno le qualificazioni il 5 e il giorno dopo qualificazioni finali, e la sera del 5, importante, ci sarà, come diceva Fulvio, ci sarà questo evento recita concerto, musica del cuore, musica dello sport. Un parcheggio sotterraneo per 130 posti auto su 2 livelli in piazza Mentana. È la proposta di Project Financing avanzata agli uffici da un'associazione temporanea d'impresa che il Consiglio Comunale sarà chiamato a valutare in occasione della prossima seduta di martedì 8 aprile. Eventualmente interessato all'intervento è il livello sotterraneo dell'area che va dal parcheggio prospiciente l'innesto di via Faravelli a quello antistante gli esercizi commerciali in piazza Roma. La proposta di Project Financing prevede, in cambio della realizzazione del parcheggio, la gestione di 650-800 posti auto a pagamento del perimetro urbano di Monterotondo Centro, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione per 20 anni. Siamo giunti all'ultimo giorno della settimana informativa. Vediamo quali sono state le principali notizie di sabato 5 aprile. Resteranno a bocca asciutta gli azionisti della Cariri. In riferimento al 2013, la Cassa Ariatina ha conseguito un utile bassissimo e quindi la capogruppo Intesa San Paolo ha dato disposizioni che venga postato nel patrimonio a garanzia di eventuali sofferenze bancarie. In soldoni significa che anche gruppi come la Fondazione Varrone, che in Cariri ha azioni importanti, non riceveranno remunerazioni al loro danaro. Meno contributi, coppe e medaglie per il territorio ariatino, ma a questo punto si chiede una cura dimagrante anche al metodo di gestione di certe iniziative e consigli d'amministrazione. Il 2013 è stato drammatico per l'economia italiana, ma la nostra banca è sana, precisa Alessandro Rinaldi, presidente della Cassa di Risparmio di Rieti. Il 2013 è stato un anno pesantissimo per l'intera provincia di Rieti. È andata peggio che nel 2012 perché si è sofferta la coda, quella più dura, della drammatica recessione economica che ha impoverito l'Italia negli ultimi 4 anni. Ovviamente la Cassa di Risparmio ha risentito fortemente di questo andamento perché ha dovuto tenere botta alle imprese fallite, alle fabbriche chiuse, alla pubblica amministrazione che non paga le proprie commesse. Dico chiaramente che la nostra banca è sana, aggiunge il presidente Rinaldi, è talmente sana che noi abbiamo chiuso il bilancio di esercizio 2013 con un utile, anche se bassissimo.
Solo un dirigente, l'ingegner Maurizio Peron, è stato promosso dalla Giunta Petrangeli con un bel premio di produzione per il 2012. Gli altri, chi più chi meno, sono stati chiamati a fare meglio. Per non parlare della posizione difficilissima del comandante della Polizia Municipale Enrico Aragona. L'analisi sta creando parecchie frizioni. I dirigenti e la loro attività sono fondamentali per qualsiasi ente e ormai da 2 anni si assiste ad un braccio di ferro tra la giunta Petrangeli e i vecchi dirigenti assunti sotto l'era Emili. Così è stata convocata la seduta della Commissione Controllo e Garanzia, massimo organismo in mano all'opposizione per verificare la gestione Petrangeli, proprio per parlare dei dirigenti. Il problema che si sta discutendo non è di natura politica, il problema che noi stiamo discutendo all'interno di una Commissione Controllo e Garanzia, perché questo è la mission, tra virgolette, della Commissione, è quello di sapere se l'amministrazione ha seguito tutte le prescrizioni di legge per conferire incarichi dirigenziali esterni. Questo è il tema vero e secondo me nulla c'entra col discorso delle scelte politiche. Il Ministero dell'Interno che ci ha fatto fare tutta la rideterminazione della dotazione organica, l'abbiamo dovuta approvare 2 volte, una volta a agosto e una volta a settembre, quindi ci ha fatto mettere in ordine tutti i dirigenti che già avevamo, quelli che non avevamo, quelli che potevamo avere, i posti liberi, i non posti liberi, riducendo la dotazione organica di diverse unità. Noi ormai quella ce l'abbiamo certificata dal Ministero che l'ha approvata, quindi ha approvato tutti i posti dei dirigenti coperti e tutti i posti dei dirigenti non coperti, tutti i posti degli impiegati coperti e tutti i posti degli impiegati non coperti. Una rivoluzione organizzativa nel Comune di Rieti a livello di lavoro tra persone che sono state mandate a casa, dirigenti che sono arrivati anche esterni. Le regole sono state rispettate? Allora, all'avviso della minoranza e della sottoscritta, le regole non sono state rispettate e in particolare non è stato rispettato la copertura dei costi di questo personale che è stato chiamato dall'esterno, sia tramite l'istituto del comando sia tramite articolo 110. È quello che stiamo cercando di affrontare su questo tavolo oggi della Commissione Controllo e Garanzia con la segretaria generale, risposte che tardano purtroppo ad arrivare, è difficile ottenere perché diciamo che viene messa sul fuoco tantissima carne ma non quella che poi noi stiamo richiedendo. Comunque a nostro avviso le carte parlano, quindi noi faremo comunque i nostri passi che riteniamo ovviamente opportuni, perché non può un ente aderire ad una procedura per un piano di antidissesto e poi dimenticarsi di richiedere ed ottenere a tempo debito e non a posteriori le necessarie coperture per personale dirigenziale. Quando vengono ottenute attraverso i carichi di lavoro che sono stati distribuiti con la nuova riorganizzazione del personale, figure dirigenziali praticamente senza far nulla o quasi, quindi totalmente prive di incarichi importanti, mentre altre vengono sovraccaricate di funzioni. Quindi questa è una vicenda sicuramente annosa che si protrae in questo comune e che sulla quale noi intendiamo chiaramente fare quanto più possibile luce, se possibile all'interno dell'ente con tramite il segretario e tutte le figure preposte, quindi anche i revisori dei conti che oggi abbiamo del collegio dei revisori di Rieti, chiaramente che abbiamo convocato per l'occasione. Se ciò non sarà possibile farlo all'interno dell'ente, chiaramente noi adiremo poi anche le autorità competenti affinché comunque si faccia veramente definitivamente chiarezza a riguardo. Passano le settimane, ma il cantiere di ampliamento del teatro Flavio Vespasiano resta ancora fermo. In corso d'opera ci si è accorti che i soldi stanziati dall'ex giunta Emili e dalla Regione Lazio non sarebbero stati più sufficienti per completare le opere. Cosa è accaduto? Ci sono stati degli imprevisti? La ditta cosa dice? Chi dovrebbe controllare e relazionare? La novità, spiega l'assessore alla cultura Diego Di Paolo, è che noi, proprio un mese fa, abbiamo completato e inviato in regione una relazione urgente perché, in effetti, non si può tenere uno dei monumenti più importanti della città in queste condizioni. Il restauro va completato e l'assessorato in regione è disposto ad ascoltarci. Bisogna capire bene cosa sia successo e se è possibile riavviare i cantieri. L'intuizione dell'allora assessore alla cultura Gianfranco Formichetti è stata saggia, ma adesso rischia di trasformarsi in un boomerang.
È la ditta appaltatrice che ha finito i soldi oppure sono stati fatti male i calcoli? Sembra che occorrano altri 800.000 euro per l'ampliamento sul largo Cairoli, centro di produzione teatrale, spazio, sartoria, quello delle scenografie e 300.000 euro per il circolo di lettura. Ed anche per quest'oggi è tutto, siamo giunti così al termine di questa nuova edizione del TG7. Io ringrazio tutti voi per averci seguito e saluto te Michela Morelli. Grazie, un saluto a te Tommaso Cilo e a tutti un buon proseguimento e un buon weekend. Arrivederci. Scegli Clar, vinci un iPad. Fino all'11 maggio cerca bene all'interno di ogni confezione di latte fresco Clar da un litro la scritta Hai vinto e il relativo codice vincente. Puoi aggiudicarti uno dei due iPad Air in palio ogni settimana. Ma attenzione, per non lasciarti sfuggire la vincita, controlla bene sotto il tappo e dentro la busta. Clar, la bontà ti premia sempre. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. A Campo Loniano, nuova apertura, ristorante e pizzeria Partenope, in un ambiente caldo e accogliente, personale altamente qualificato, cuochi e chef partenopei con tradizione centenaria. Vi aspettano per cene aziendali, eventi, cerimonie, servizio catering e da sporto. Al ristorante pizzeria Partenope puoi gustare una carrellata di antipasti e la verace pizza napoletana anche senza glutine con mozzarella campana DOP. Ristorante pizzeria Partenope, sala privata, terrazzo, giardino, parcheggio libero, aperti pranzo e cena, chiusi il lunedì. Ristorante pizzeria Partenope, Rieti, via Sandro Pertini 667, telefono 0746 218239. Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali. A un passo dal centro storico, Gran Caffè La Lira di Zamporlini, un posto dove incontrarsi sarà un piacere. Caffetteria, gastronomia, aperitivi e nel fine settimana happy hour. Gran Caffè La Lira ti aspetta per offrirti il meglio. Piazza Cavour, Rieti Centro. Intimo Daniela Schiavoni, linee giovanili colorate di ultima tendenza per uomo, donna, bambino ma non solo, biancheria per la casa e originali idee regalo. Se vuoi concederti il meglio del comfort e dell'eleganza, la soluzione c'è. Intimo Daniela Schiavoni, in via Salvo d'Acquisto, Poggio Mirteto, 0765 41 8516. Nel
centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. La ditta Rossetti è in via San Paolo numero 10. Un compleanno, una cerimonia, un semplice gesto galante. Piante e fiori Rossetti. Effettuiamo anche consegne a domicilio. La nostra azienda svolge anche il servizio di onoranze funebri. Rossetti, a Poggio Mirteto, 0765 44 1644. Cambia modo di fumare, oggi con Ovale lo puoi fare. Ovale è l'unica sigaretta elettronica che ti garantisce il piacere senza compromessi. Brevetti europei e materiali di altissima qualità garantiscono un risultato unico ed ineguagliabile. Guadagna in salute e denaro, cambia la qualità della tua vita. Diffida dalle imitazioni. La sigaretta è Ovale. La trovi a Rieti, al centro commerciale Perseo. C'è un angolo di paradiso nel cuore della Sabina. Agricola Martelli, a Confini, azienda agricola biologica, vendita diretta a prodotti aziendali, macelleria aziendale. Agricola Martelli, a Confini, provincia di Rieti, nel cuore della Sabina. Leader nel settore dei servizi ecologici e ambientali, da oltre 30 anni, Autospurghi Tomassetti. Studia il progetto più adatto ad ogni cliente per fornire adeguati servizi di igiene ambientale, autospurgo, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. Autospurghi Tomassetti offre in distribuzione diretta bagni chimici per ogni evento ed esigenza, realizzati in materiali riciclabili e curati nei particolari. Autospurghi Tomassetti, Passo Corese, via Firenze. 0765 48 86 25. Vuoi sciare in notturna? All'Anello di Terminillo puoi. La provincia di Rieti e Risorse Sabine, con la nuova società di gestione dell'impianto, sono lieti di comunicare che le piste da sci di fondo sono aperte anche di sera. Piste battute, illuminazione notturna, innevamento artificiale attivo. Tutti i fine settimana, dalle ore 20 alle 23, regalati un momento magico immerso nella natura del Terminillo. Nei giorni infrasettimanali è possibile godere delle piste da fondo dell'Anello di sera prenotando al numero 339-5373-441. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it.